Negli ultimi giorni abbiamo registrato nel nostro territorio un'escalation di nuovi casi. Qual è la pressione sull'ospedale San Donato? Noi registriamo quotidianamente un numero significativo di ricoveri, continuiamo però a mantenere un equilibrio grazie al fatto che quotidianamente riusciamo comunque ad dimettere i pazienti, quindi noi non abbiamo un aumento costante di ricoveri e un aumento dell'occupazione dell'ospedale, questo sia nella terapia intensiva Covid che nell'area di degenza ordinaria Covid, quindi riusciamo a mantenere un buon equilibrio. È chiaro che dobbiamo garantire un livello di attenzione costantemente elevato perché l'evoluzione di questa nuova fase dell'epidemia è soltanto parzialmente prevedibile, sia per quanto riguarda le varianti che potrebbero avere una maggiore contagiosità che per quanto riguarda l'eventuale evoluzione della patologia che viene contratta. Quindi noi comunque manteniamo la nostra attenzione con un livello comunque di equilibrio che ancora ci dà una certa sicurezza. Fortunatamente al momento questo incremento dei casi non porta a un'impennata anche di ricoveri o comunque a lunghe degenze? Al momento no, è chiaro che quello che può preoccupare è la maggiore contagiosità che sembra essere una caratteristica comune delle varianti, perché la maggiore contagiosità determina un coinvolgimento numericamente maggiore della popolazione ed è questo che può comportare anche l'aumento di ricoveri, perché chiaramente nella popolazione ci sono anche soggetti fragili che contraendo l'infezione potrebbero avere un'evoluzione negativa.